Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi voglio fare un recap vecchio stile delle premiazioni degli Emmy della scorsa notte. È stata una cerimonia molto molto interessante, si è tenuta in collegamento, quindi non è stata realizzata fisicamente e i premi sono stati commentati dai vincitori attraverso le loro webcam. E hanno trionfato nelle loro categorie Schitt's Creek, Succession e Watchmen, ma ha fatto scalpore il premio a Zendaya per Euphoria, che è una serie che vi consiglio di guardare, molto molto bella, ed è la più giovane attrice a vincere il premio in quella categoria nella storia degli Emmy. Quindi Zendaya ha dimostrato non solo di essere una bravissima attrice, ma anche di saper stupire. Quindi io sono molto contento per alcuni premi che sono stati vinti, su altri sono un po' meno d'accordo, soprattutto, lo ripeto e lo sapete da quando ho fatto il video sulle nomination, alcune nomination in sé proprio non le ho digerite. Vedere ancora una volta certe assenze, nonostante già lo sapessi perché le nomination erano state annunciate tempo fa, mi ha un po' fatto incazzare, devo essere sincero, però comunque devo dire che nel complesso posso dirmi soddisfatto. Avrei voluto fare la diretta, però per una cosa o per un'altra sarei stato da solo a farla e francamente non avevo voglia di farmi la nottata per gli Emmy, che sono sicuramente i premi importanti, ma fino ad un certo punto, quindi sicuramente lo farò per i Golden Globe e ovviamente per gli Oscar, manco a dirlo. Però per gli Emmy stavolta ho balzato, l'ho fatto una volta sola che dell'anno scorso ed è stata anche una live piuttosto seguita. Quest'anno ho detto vabbè dai, faccio il recap domani, infatti eccomi qui di lunedì a farvi il recappone. Uscirà magari più tardi rispetto al solito questo video perché ho già messo quello di WandaVision, quindi lo sto registrando un po' più tardi, sono circa le 7:30, credo che per le 10, 10:30 dovreste averlo online. Comunque sia, andiamo a vedere quali sono stati i vincitori. Preciso una cosa. Ad esempio, The Mandalorian ha vinto diversi premi, se non sbaglio 7, ma nelle categorie tecniche. Io, quando faccio questi recap, parlo dei Primetime Emmy, ma nelle categorie principali. Non metto mai quelle tecniche, perché altrimenti è un macello. Quindi non è vero che The Mandalorian, come dicono tanti, non è stato cacato. È stato cacato in categorie che però magari sono meno pubblicizzate, ok? Non sono quelle che trovate sui vari siti. Se volete cercare su Wikipedia, dovete andare sul Wikipedia inglese smanettando un po'. Quindi The Mandalorian si è fatto valere, ma non nelle categorie principali. Adesso andiamo a vedere che cos'è successo. Miglior serie drammatica. Avevamo Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things, Succession, che è una serie sicuramente interessante, ha vinto Succession, però io dico, perché agli Emmy odiano Better Call Saul? Qual è il problema esattamente? È quella, e dicono tutti che è la classica serie che vincerà tutto quando finirà, ma perché? Perché aspettare che finisca? Ma se meritevole! Poi voglio dire, bella Succession, ma è più bella di The Crown? Secondo me no, quindi è un po' un mistero il perché Succession sia piaciuta così tanto. Perché voglio dire, non stiamo parlando di una serie orribile, però insomma, non stiamo parlando neanche della serie più bella del mondo. Peraltro, quest'anno Netflix si è portata a casa poche statuette nelle categorie principali, mentre invece negli anni scorsi aveva fatto già più incetta. Quindi diciamo che da quel punto di vista sono rimasto sorpreso. Poi, miglior serie comedy: Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek, What We Do in the Shadows. Ha vinto Schitt's Creek, che se non sbaglio è arrivata alla fine, si è conclusa. Diciamo che anche questa, bella come serie, non l'ho mai seguita tantissimo, però è una bella serie sicuramente. Però anche qui ce n'erano alcune che forse erano più meritevoli. Voglio dire, anche solo The Good Place. The Good Place si è conclusa. Non lo so, magari guardiamo a quanto è stata bella The Good Place, a quanto è stata particolare. Peraltro Ted Danson bravissimo in quella serie, però vabbè. Non so, anche The Kominsky Method per me è strepitosa. Però
Però Schitt's Creek nella categoria comedy ha veramente fatto strage. Miglior miniserie: Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox, Watchmen. Come ho detto, Watchmen è stata una delle serie protagoniste della serata per premi vinti e infatti in questa categoria ha vinto come miglior serie, miglior miniserie, che devo dirvi ragazzi, per me è una delle serie più belle che abbia visto negli ultimi anni. Degno seguito del fumetto, non avevo dubbi che sarebbe stata tanto nominata e non avevo dubbi che avrebbe vinto così tanto. Mi aspettavo addirittura che vincesse veramente tutto quello che si poteva vincere, qualcosina se l'è perso per strada, però comunque si è fatta valere e secondo me già che abbia vinto come miniserie, come miglior miniserie, è qualcosa. Peraltro miniserie HBO, non si sapeva all'inizio se sarebbe stata una miniserie oppure no, e HBO ha detto noi continuiamo se Damon Lindelof, che era sceneggiatore showrunner della serie, se la sente, e lui ha detto io non ho più niente da dire su Watchmen, e quindi hanno detto va bene, allora non continuiamo, e rimane una miniserie che se non avete visto dovete assolutamente recuperare. Credo la troviate ancora su Now TV se siete abbonati. Io la guardavo in diretta perché sono TV, per guardare anche i canali tipo Sky Atlantic in diretta, quindi la guardavo alle 3 di notte ogni domenica, quindi ho un bel ricordo di quella serie. Peraltro non l'ho già detto nel video di stamattina, io preferisco il rilascio settimanale piuttosto che il rilascio di ogni stagione di una serie in blocco. Io il binge watching lo tollero perché comunque è il mio lavoro, quindi devo adeguarmi, ma se potessi scegliere io preferirei di gran lunga il rilascio settimanale. L'ho già detto, The Boys con il rilascio settimanale sta funzionando benissimo e abbiamo il tempo di farci le nostre teorie e di attendere per capire che cosa succederà, quindi per me è fantastico. Con Watchmen è successa la stessa identica cosa. Miglior attore in una serie drammatica: Jason Bateman per Ozark, Sterling K. Brown per This Is Us, Stephen Carell per The Morning Show, Brian Cox per Succession, Billy Porter per Pose, Jeremy Strong per Succession. Anche qui ha vinto Jeremy Strong per Succession, bravo, secondo me quanto volete. Secondo me è stato più bravo Jason Bateman in Ozark, ma non discuto, Succession è stata la scelta maggiore in questa categoria, un po' per tutte le premiazioni. Miglior attrice di una serie drammatica: Jennifer Aniston per The Morning Show, Olivia Colman per The Crown, Jodie Comer per Killing Eve, Laura Linney per Ozark, Sandra Oh per Killing Eve, Zendaya per Euphoria. E quindi miglior attrice di una serie drammatica ha vinto Zendaya meritatamente. Ricordiamoci che Zendaya è una brava attrice, non è solo una ragazzetta che gioca a fare l'attrice come dicono tanti, infatti sono curioso di vederla in Dune. E è stata la più giovane a vincere in questa categoria nella storia di questa cerimonia. È una cosa importante dal momento che Euphoria è una serie che parla di tematiche importantissime e lo fa con uno stile tutto suo e peculiare, quindi sono contento per questa vittoria molto simbolica che consacra Zendaya nell'Olimpo delle nuove leve nell'ambito della recitazione, da tenere d'occhio. Miglior attore in una serie comedy: Anthony Anderson per Blackish, Don Cheadle per Black Monday, Ted Danson per The Good Place, giustissimo candidarlo, Michael Douglas per The Kominsky Method, Eugene Levy per Schitt's Creek, Rami Youssef per Rami. Ha vinto Eugene Levy per Schitt's Creek. Non so se vi ricordate chi sia Eugene Levy, ma era il papà di Jim nella serie American Pie, uno dei miei personaggi preferiti. Io ho un debole per gli American Pie, lo so, qualcuno potrebbe dire ma come, sono filmacci, sono merda, sono generazionali, ok? American Pie è generazionale, quelli della mia età hanno American Pie, quelli cresciuti negli anni 80 avevano Porky's, ok? American Pie rimarrà sempre nel mio cuore, così come il papà di Jim, quindi è una cosa che mi fa piacere. Avrei voluto vedere Ted Danson vincitore, però hanno preferito premiare ancora una volta Schitt's Creek, ripeto, bella, però forse un po' sopravvalutata in questo contesto, non lo so. Miglior attrice in una serie comedy: Christina Applegate per That to Me, Rachel Brosnahan per The Marvelous Mrs. Maisel, Linda Cardellini per That to Me, Catherine O'Hara per Schitt's Creek, Issa Rae per Insecure, Tracy Ellis Ross per Blackish. Indovinate che ha vinto Catherine O'Hara per Schitt's Creek. Però mi fa piacere perché Catherine O'Hara è un altro tassello importantissimo della mia infanzia, in quanto è stata la mamma di Kevin in Mamma perso l'aereo e anche la mamma di Winona Ryder in Beetlejuice. Quindi fa piacere vedere un'attrice che a un certo punto non si vedeva più così tanto vince un riconoscimento del genere. Mi fa solo piacere. Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Giancarlo Esposito per Better Call Saul. E questo mi ricorda una cosa, no? Io ho evitato di dirlo prima, ma
Avete notato che come migliore attore in serie drammatica non avevamo Jason Bateman, scusate, non avevamo Bob Odenkirk per Better Call Saul, e come miglior attrice in una serie drammatica non avevamo come nominata Rhea Seehorn, la Kim, sempre di Better Call Saul. Almeno col non protagonista si sono resi conto che dovevano candidarlo. Non ha vinto, però cazzo, almeno quello. È una cosa che mi fa incazzare. Ma perché Bob Odenkirk non è candidato? Perché Rhea Seehorn, che forse è stata quella con l'interpretazione migliore dell'ultima stagione uscita di Better Call Saul, non sono stati candidati? Per me è una cosa inaccettabile, ma non voglio parlare troppo di questo. Dicevo, miglior attore del protagonista in una serie drammatica: Giancarlo Esposito per Better Call Saul, Nicholas Brown per Succession, Kieran Culkin per Succession, Matthew McFadden per Succession. Qualcos'altro per Succession? Chiedo. Bradley Whitford per The Handmaid's Tale, Billy Crudup per The Morning Show, Mark Duplass per The Morning Show, Jeffrey Wright per Westworld. Ha vinto Billy Crudup per The Morning Show, che è la serie di Apple TV Plus. Per me Giancarlo Esposito meritava di più, ma non sono io a decidere, purtroppo. Miglior attrice non protagonista di una serie drammatica: Laura Dern per Big Little Lies, Meryl Streep per Big Little Lies, Fiona Shaw per Killing Eve, Julia Garner per Ozark, Sarah Snook per Succession, Elena Bonham Carter per The Crown, Samira Weil per The Handmaid's Tale, Tandy Newton per Westworld. Posto che io non mi capacito del perché Tandy Newton sia sempre candidata per quell'interpretazione di merda che continua ormai da anni a regalarci in Westworld, però vabbè, è così. E ha vinto, per l'appunto, ha vinto Julia Garner per Ozark. Meritatissimo, assolutamente, niente da dire su questo. Miglior attore non protagonista di una serie comedy: Andrew Brauger per Brooklyn Nine-Nine, il capitano Holt, Mahershala Ali per Rami, Keenan Thompson per Saturday Night Live, Daniel Levy per Schitt's Creek, William Jackson Harper per The Good Place, Alan Arkin per The Kominsky Method, Sterling K. Brown per The Marvelous Mrs. Maisel, Tony Shalhoub per The Marvelous Mrs. Maisel. Ha vinto Daniel Levy per Schitt's Creek, e questa è una cosa carina, perché Daniel Levy non è altro che il figlio di Eugene Levy. Hanno vinto entrambi nella stessa sera per la stessa serie, una cosa carinissima secondo me, molto bella, molto commovente anche, immagino un'emozione. Miglior attrice non protagonista di una serie comedy: Betty Gilpin per Glow, Yvonne Orji per Insecure, Kate McKinnon per Saturday Night Live, Cecily Strong per Saturday Night Live, Annie Murphy per Schitt's Creek, Darcy Carden per The Good Place, Alex Bornstein per The Marvelous Mrs. Maisel, Marin Hinkle per The Marvelous Mrs. Maisel. E ha vinto Annie Murphy per Schitt's Creek. Ragazzi, ormai lo sapete, se c'è Schitt's Creek di mezzo, ha vinto Schitt's Creek. E ci sta in questo caso, posso capire perché. Gli altri ci sono miniserie o film per la TV: Jeremy Irons per Watchmen, Hugh Jackman per Bad Education, Paul Mescal per Normal People, Jeremy Pope per Hollywood, Mark Ruffalo per I Know This Much Is True. E ha vinto proprio Mark Ruffalo per questo prodotto, I Know This Much Is True. Stato bravissimo, niente da dire, però mi è un po' spiaciuto per Jeremy Irons, che in Watchmen ha interpretato un Adrian Veidt, a.k.a. Ozymandias, perfetto. Cioè, secondo me era il giusto modo di interpretare quel personaggio, perché era più quello del fumetto che quello del film di Snyder, direi. Quindi mi era piaciuto molto. Un po' sopra le righe? Sì, ma era fatto apposta. E poi, se pensate al contesto che in cui era inserito quel personaggio, direi che ha fatto le cose non per bene di più. Poi, miglior attrice in una miniserie o film per la TV: Kate Blanchett per Mrs. America, Sheila Haas per Unorthodox, Regina King per Watchmen, Octavia Spencer per Self-Made, Kerry Washington per Little Fires Everywhere. Ha vinto Regina King per Watchmen. Meritatissima questa premiazione. Watchmen avrebbe voluto vincere realmente ogni cosa. Non ha vinto il miglior attore protagonista in una film per la TV o miniserie, però perlomeno la miglior attrice protagonista l'ha vinta. Poi, miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la TV: Dylan McDermott per Hollywood, Jim Parsons per Hollywood, Titus Burgess per Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs The Reverend, Louis Gossett Jr. per Watchmen, Yahya Abdul-Mateen secondo per Watchmen e Jovan Adepo per Watchmen. E ha vinto Yahya Abdul-Mateen secondo per Watchmen. Yahya Abdul-Mateen, che molti ricorderanno perché ha rivestito il ruolo di Black Manta in Aquaman, è stato bravissimo in Watchmen. Il suo non era affatto un ruolo facile e l'ha interpretato alla perfezione. Io sono convinto che sia stato straordinario, veramente veramente straordinario, sul serio. E per quanto Parsons e Dermot siano stati bravi, McDermott siano stati bravissimi per Hollywood, io credo che se lo meritasse Yahya Abdul-Mateen secondo. Quindi secondo me
assolutamente meritato. Miglioratrice come protagonista una miniserie, film per la TV, Holland Taylor per Hollywood, Uso Aduba per Mrs. America, Margot Martindale per Mrs. America, Tracy Holman per Mrs. America, Toni Collette per Unbelievable, Jean Smart per Watchmen, e ha vinto Uso Aduba per Mrs. America. Ha vinto Uso Aduba, che aveva vinto tante statuette per Orange is the New Black in passato, tant'è vero che le usa come nani da giardino, e adesso esce, arriva Mrs. America, e ale! Altra statuetta per Uso Aduba, che è bravissima, se la merita. Peraltro vorrei far notare che c'era tra le candidate anche l'attrice caratterista Margot Martindale. Chi ha guardato BoJack Horseman sa di cosa sto parlando. Miglior regia per una serie drammatica. Leslie Link, Leslie Linka-Glatter per Homeland, Prisoners of War l'episodio. Alec Shakarov per Ozark, episodio Fire Pink. Ben Simonoff per Ozark, episodio Su casa smicasa. Andriy Parekh per Succession, episodio Hunting. Mark Mylod per Succession, episodio This is not for tears. Benjamin Caron per The Crown, episodio Aberfan. Jessica Hobbs, The Crown, per episodio Cri de Coeur. Mimi Leder per The Morning Show, episodio The Interview. Ha vinto Andriy Parekh per Succession, episodio Hunting. Miglior regia per una serie comedy. Gael Mancuso per Modern Family, episodio finale, parte 2. Rami Youssef per Rami, episodio Mia Khalifa.mov. Andrew Cividino e Daniel Levy per Schitt's Creek, episodio Happy Ending. Matt Shackman per The Great, episodio The Great, il pilota. Amy Sherman Palladino per The Marvelous Mrs. Maisel, episodio It's Comedy or Cabbage. Daniel Palladino per The Marvelous Mrs. Maisel, episodio Marvelous Radio. James per Will and Grace, episodio We Love Lucy. E ha vinto Andrew Cividino e Daniel Levy per Schitt's Creek, episodio Happy Ending. Quindi ben due Emmy finora in questa lista per il buon Levi, ok, per il figlio di Eugene Levi. Miglior regia per una miniserie o film per la TV. Lynn Shelton per Little Fires Everywhere, episodio Find a Way. Lenny Abramson, Normal People, episodio Episode 5. Maria Shredder, Unorthodox. Nicole Cassell, Watchmen, episodio It's Summer and We Are Running Out of Ice. Steph Green per Watchmen, episodio Little Fear of Lightning. Steven Williams per Watchmen, episodio This Extraordinary Being. Per quanto in questa categoria Watchmen avesse ben tre candidature, ha vinto invece non Watchmen, ovviamente, ma ha vinto Maria Shredder per Unorthodox. Miglior sceneggiatura per una serie drammatica. Thomas Snaus per Better Call Saul, episodio Bad Choice Road, bellissimo. Gordon Smith per Better Call Saul, episodio Bagman. Mickey Johnson, Ozark, episodio Fire Pink. Chris Mundy, Ozark, episodio All In. John Sheehan per Ozark, episodio Boss Fight. Jesse Armstrong per Succession, episodio This Is Not For Fears. Peter Morgan per The Crown, episodio Aberfan. Vince Jesse Armstrong per Succession, episodio This Is Not For Tears, miglior sceneggiatura per una serie drama. Miglior sceneggiatura per una serie comedy. Daniel Levy per Schitt's Creek, episodio Happy Ending. David West Reed per Schitt's Creek, episodio The Presidential Suite. Michael Schur per The Good Place, episodio Whenever You're Ready. Tony McNamara per The Great, episodio The Great. Sam Johnson e Chris Marcel per What We Do in the Shadows, episodio Collaboration. Paul Sims per What We Do in the Shadows, episodio Ghosts. Stephanie Robinson per What We Do in the Shadows, episodio On the Run. Ma ha vinto Daniel Levy con Schitt's Creek, episodio Happy Ending. Tre fottuti Emmy, quest'uomo. Quest'uomo è Gesù, ok? Chissà quanto è contento il padre. Miglior sceneggiatura per una miniserie film TV. Tanya Barfield per Mrs. America, episodio Shirley. Sally Rooney e Alice Birch, Normal People, episodio Episode 3. Susanna Grant e Michael Chabon e Ayelet Waldman per Unbelievable, episodio 1. Anna Wing per Unorthodox, episodio parte 1. Damon Lindelof e Kurt Jefferson per Watchmen, episodio This Extraordinary Being. E il premio alla miglior sceneggiatura per una miniserie film TV l'hanno vinta Damon Lindelof e Kurt Jefferson. E mi sembra giusto, perché che cazzo, di cosa stiamo parlando? Già che non hanno vinto, che non ne hanno vinti altri, un po' mi dà fastidio, però vabbè. E niente, poi basta, questi erano i premi principali. Abbastanza equilibrati, erano più le nomination il problema che le premiazioni. Succession secondo me ha vinto un po' troppo. Schitt's Creek ancora posso capire, perché comunque è una buona serie, ci sta. Però Succession non è che sia brutta, ma mi sembra un filo sopravvalutata in questa cerimonia di premiazione. Però insomma, la vittoria di Zendaya, la vittoria del figlio di Levi con ben tre Emmy, la vittoria di Watchmen in tantissime categorie,
mi ha sinceramente fatto sorridere. Poi, aspettate, mi dimenticavo, ha vinto come miglior serie animata Il buono, Rick e Morty, e c'era tra i candidati anche. C'erano anche i Simpson, Bob Burgers, ma anche BoJack Horseman. Mi spiace un po' che non abbia vinto BoJack Horseman perché era l'ultima occasione che aveva di vincere, dal momento che la serie è finita. Per quanto io adori Rick e Morty, un po' sono dispiaciuto, perché comunque BoJack Horseman è una serie particolarissima. Rick e Morty la trovo geniale oltre ogni dire. Era, peraltro era per l'episodio The Vet of Acid, che mi era piaciuto un sacco, era quello col montaggio di Morty con il dispositivo che gli permette di rifare le scelte sbagliate. Il problema, secondo me, è che per quanto io adori Rick e Morty, quell'episodio fosse una bomba, BoJack Horseman è BoJack Horseman, cioè non lo avremo più BoJack Horseman. Se invece non succede niente di strano, Rick e Morty lo vedremo per altri 60 episodi. Non dico che doveva vincere BoJack Horseman solo perché era l'ultima volta che poteva vincere, ma perché obiettivamente la quinta stagione, lo so, la quinta stagione, l'ultima stagione è stata qualcosa di straordinario, quindi un po' mi è dispiaciuto. Ma detto questo era ciò che pensavo circa gli Emmy, circa queste premiazioni interessanti senza ombra di dubbio. Vedremo cosa faranno i Golden Globe, ok, manca ancora un po'. Quindi questo è quello che pensavo. Se volete contare sotto voi che cosa ne pensate, perché mi interessa sapere la vostra opinione nello specifico. Quali sono le premiazioni che avete detestato di più perché secondo voi non erano giuste, e quali invece quelle che secondo voi sono state sacrosante? Io intanto vi abbraccio, che sono tanto ma tanto ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo.